Coach, con la vittoria di Trapani ieri sera nel posticipo, resta ancora aperta la lotta playoff, soprattutto per quanto riguarda poi la questione dei piazzamenti? Sì, resta ancora aperta, quindi è fondamentale per noi in queste ultime tre gare almeno vincerne un'altra. Vincerne un'altra, siamo partiti bene con il piede giusto nella prima delle quattro finali contro Megna, un super Roderick, sei d'accordo? Sì, Terence ha fatto sicuramente una grande prestazione, ha aiutato anche dai compagni, però l'apporto di tutti i giocatori è stato determinante, siamo stati bravi a coinvolgere tutti i giocatori in campo, lo dimostra il fatto che 5 giocatori in doppia cifra e Spizzichini al rientro con 9 punti, quindi sicuramente abbiamo attaccato bene. Dobbiamo ancora recuperare un po' di energie fisiche, mentali, però siamo sulla strada giusta. Ecco, è una squadra che nonostante le difficoltà, le assenze che non sono mancate purtroppo nel corso della stagione, ha saputo però sempre sopperire mettendoci cuore e grinta. Questa forse è il grande pregio del basket Acropoli, al di là di poi quelli che sono i valori tecnici che si vedono in campo. Sì, è così. Abbiamo sempre messo cuore, grinta, voglia, non ci siamo mai demoralizzati, non abbiamo mai smesso di credere in quello che facevamo. Abbiamo rinunciato a Spizzichini 3 mesi, ora a Tavernari, Carenza si è infortunato, abbiamo avuto più di qualche problemino, però ne siamo sempre usciti a testa alta, abbiamo sempre lottato, abbiamo sempre provato a fare quello in cui che prevalavamo durante la settimana, ci siamo riusciti e quindi di questo sono veramente contento. Ecco, a proposito di Carenza, quali sono le sue condizioni? Carenza ancora da valutare, ma penso minimo ci vorranno penso una ventina di giorni per rivederlo in campo. Chiudiamo con un giudizio invece su Spizzichini, perché come dicevi anche tu rientrava dopo 3 mesi, sembra già sulla buona strada. Sicuramente sulla buona strada, 3 mesi possono sembrare tanti ma possono sembrare anche pochi, non era facile rientrare. Poi ti ripeto, l'infortunio di Giovanni ha dovuto, in un certo senso, gli ho dovuto dare più minuti di quelli che avevo pensato di dargli, però il ragazzo ha risposto alla grande, è chiaro che è ancora un attimino in sofferenza, però sicuramente sulla via del recupero. Buon lavoro, coach. Grazie.